sì, cazzo. A 50.000 like. No, 50.000 no, like. No. Doppia frizione esce. Ma bella a tutti ragazzi e ben ritrovati qua in un video di doppia frizione. Grazie, oggi siamo in compagnia. Perché si vede Gucce di un nostro amico che si chiama Warehouse Fuo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E se questo video arriva a 50.000 like, faremo un altro video insieme a Warehouse Fuo. E sua sorella. Dove doppia frizione e Warehouse Fuo usciranno le... Non so se posso metterlo. Non so se è possibile mettere questa cosa. Lasciate un like. Siamo storti un tot, fra. Ma buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fabi J. Mi querela. No. Io me li devo togliere. Fucking shit. Forse ma questo ragazzo è questo qua devi censurarlo, però. Vabbè, a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di doppia frizione. Oggi mi è venuta un'idea fantastica, cioè di fare questo quiz sulle auto. Io ho la registrazione del cellulare accesa, cioè in realtà la accenderò in questo momento. Praticamente ho messo una funzione sul cellulare dove quando mi arrivano delle immagini mi arrivano sfocate, e quindi io guardandole da sfocate dovrò riconoscere la macchina. Prima macchina per lui. Ok, potrebbe essere un pandino. Potrebbe. Però vedo dei fanali gialli sotto. Sì, aspetta che non sono anche io in macchina. Ok. Allora, mi sembra che... No, è un pandino. Sei sicuro? No, però è rosso. Io non ho mai visto un panda rosso così, Dio fa. Momento. Aspetta. Hai anche degli aiuti? Quelle cose. Allora, se sbaglio la prima mi date un aiuto. Va bene. Il nostro amico doppia frizione si trova in difficoltà. Cavolo, ma... Cioè, lo vedi? Allora, potrebbe essere la Seat Marbella. Potrebbe essere la Fiat Punto. Potrebbe essere la Renault 5 e la Renault 4. E il panda. Cazzo, ma c'è qualcosa dietro. Seat Marbella. Che cos'è? La Seat Marbella. Mai sentito nominare. Porca di quella puttana. E la prima risposta è sbagliata. Adesso qua comparirà una X gigante. Rossa, gialla, bella. Glielo dici che macchina è? Glielo dici che macchina è? No, devi darmi un aiuto. Ah, aspetta che vado a cercare su Wikipedia. Visto che è la prima ti do un aiutone enorme. Ecco. Costruttore è francese. È una Renault 4. È la tua risposta definitiva? Sì. Una X enorme qua perché Dio! È la Renault Super 5. Oh, io ho trovato questa. Aspetta. Zio, c'è scritto. Ho detto che è la Renault Super 5. Adesso doppia frizione ha sbagliato. Qua ci sarà un titolo clickbait con scritto sono un coglione. Adesso va bene. La seconda macchina me la mandi tu? Da me. E questa macchina è molto facile. Cioè, bastardo, però ci stava. Vero? Sì, era un mix tra tante auto. Io ho scritto su internet. Hai visto che non è facile? Hai visto che non è facile? Auto difficili. Auto difficili. Allora, ok, mi è arrivata. Allora, mi sembra americana. In realtà è thailandese. Non credo. Credo che sia una Chevrolet Corvette. No? Non è una Corvette. Ma raga, ma cosa sta succedendo? Ho doppia frizione chi? Ma come? Ho doppia frizione chi? Non è una Corvette. Ok, vai. Ti devo dare l'indizio. Sì, thanks. Che due coglioni. Ma non è possibile. Ragazzi, questa il modello nuovo di questa macchina è diventato famoso soprattutto per una Camaro. C'è un Camaro allora. Di che anno? Ma è un modellino, ci credo. Camaro del 96. Comunque raga, io sto ragazzo lo conosco da, ti direi, almeno 20 anni. Visto che io ho almeno 20 anni. E conosce tutte le macchine del mondo. Sì, ma raga, hai visto quanto è difficile? Ma quando c'è di mezzo la competizione qua, soffre. Cazzo, vero? Dai, terza macchina vado io. Vai. Facci. Vai.
Allora. Ok. Ford Kuga. No. Ma porca troia! Secondo me tu non è possibile, ma ragazzi. Indovinate uno. Ma non è possibile. Ieri azzeccavo tutte nel gruppo, incredibile, boh. Costruttore americano. Beh, allora Ford ci stava come costruttore americano. Allora, però c'è solo la Kuga come SUV, diciamo. La Opel non può essere. Chevrolet oddio. No, Chevrolet americana? Sì, Chevrolet americana. Ma allora la Chevrolet. Tagliamo anche questa. Perché se no insultano. Vabbè, non capisco io un cazzo di macchine, raga, già tanto che ho capito il triciclo. Barbera, anzi scusate. Where Ford. Gira col triciclo. Esatto. Cazzo, ma non può essere nemmeno una Volvo, infatti. Infatti Where House of War farà parte di una challenge a 100.000 like dove girerà il mondo in triciclo. Lo faccio volentieri. Ma se si tratta di girare il mondo lo faccio anche a piedi. Raga, sono in difficoltà. Dobbiamo raggiungere 100.000 like. E lì a Parigi. Ah, scusate, doppia finzione. Non bisogna rivelare la sua identità. Vabbè, tanto ormai è andata. È in difficoltà. Capottana, raga. È in difficoltà. No, perché potrebbero essere 6 macchine. Allora ti do un altro aiutino. Praticamente è stata la prima macchina a cui hai fatto riferimento. È Ford Kuga. Ok. Esatto. Non è la Kuga, come cazzo? No, aspetta Kuga. Un attimo. Allora, se mi dici che l'avevo azzeccata... No, ok. Perché questa macchina, questo modello che è stato venduto in Europa, è stato venduto con un altro nome. È sempre della Ford, però un altro nome. Non Kuga, vedi come Kuga! Kuga! A 100.000 like, Arise farà il video con una Kuga. Maxima. Il dio del fa. Allora ti dico che anche se in Europa non è lo stato, so. Allora in Europa è stata venduta come Ford Maverick. Maverick? Però la macchina è un Ford Escape SS. Ah, Escape. Minchia. Pesante. Parise 0 su 3? Sì. No, una su 3. Hai azzeccato quella di Tala. No, sì. Adesso invierò la mia prossima foto. Ma raga, ma capite che sono, cioè, sono veramente difficili da vedere sfogliate. Ma io qui, ho preso le prime macchine che trovavo. Qui siamo sempre sul livello abbastanza facile, quindi. Vai. Proseguiamo. Buttacela. Basta che non sia un modellino. Non è un modellino. Era un modellino. Non era un modellino. Lo vedrete anche voi, non era un modellino. Adesso andrò a cercare il modellino Chevrolet Camaro. Aspettiamolo, arrivo. Eccola qui. Pagani in Zonda. Tricolore? No. R? No. Ed è Pagani Zonda? Non è Pagani Zonda. Non è una Pagani? È Huayra? Sì. Ah, ok, vedi. Bravo Parise! Ce l'ha fatta! Anche se non proprio il primo corso. Esatto. Vabbè, ma non ho potuto nemmeno prendere la... Dai, macchina numero... 5. Ci siamo? Beh, 2 sì, 2 no, le ho azzeccate, dai. Perché solo Ford? Ma fatti i cazzi tu, è solo Ford, è un Ranger. Quindi? Ford Ranger. Bravo. Ford Ranger Reviews, qua c'è scritto. Wow! È Ranger. Perché solo Ford? Dai, perché è un Fiesta. Io ho un Fiesta, ragazzi. Ed è pieno di adesivi, perché sono un tamar. Perché gli danno molti cavalli quegli adesivi. No, aspetta. Due cavalli ad adesivo. Vai. Questa qua vi dico solo che è semplicissima, la conosco pure io. Cos'è la 6? La sesta immagine? Vabbè. Gio, vabbè, non mi ricordo. Un numerino dove c'è scritto il numero dell'immagine. Va bene. Che Paris non metterà mai. Perché devo editare un video da 2 minuti e mezzo in 6 ore? Fiat punto. Grande punto. Bravo. Ah, Minchia, è difficile questo. No, non mi rompete il cazzo. Dai, va bene. Prossima. Su. Vai. Ci siamo? Un'altra che
Io non conosco, però dovrebbe essere semplice per dupla frizione. Dai. Dacia Duster. Bravo. Boom! E in più dalla sfocatura, se cioè è tutta sabbia, sì, e non esatto. Si capisce un cazzo. Ma era soltanto buono. Le prime con un po' di pressione, ma poi ha preso il giro. Buono. E quindi devo andare di nuovo io. No, ce l'ho. Oh, finalmente. Ciao.